Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Con la prima domanda, noi la tua storia artistica la conosciamo, ma chi ci sta ascoltando a questo punto? Come descrivi Alessio? Come descrivo Alessio? È una domanda che mi spiazza, questa qui. Però è anche molto interessante, nel senso che è una persona che crea e che vibra. Se vuoi una risposta concisa e così ermetica. E se invece dovessi utilizzare un po' più di parole? Ma è una persona che insegna, che fa un'attività mista, insegna, fa concerti, incide, è poliedrica, una persona poliedrica, che adora la musica, che cerca di essere sempre musicista in tutti i momenti della propria vita. Che sia, come diceva Mina, che sia musica santa o musica puttana, l'importante è che ci sia questa musica che ti prende l'epidermide e ti solleva da tutti i problemi, da tutte le ansie, le angosce che ci pervadono. Questo è il compito della musica, è catartico talvolta, no? A questo punto parliamo del nuovo disco. È sicuramente un'opera importante. È un'opera bella. E come nasce l'idea di questo disco e soprattutto poi come si evolve questa creazione, cioè quest'opera? Ve lo faccio vedere. Questa è l'ultima mia uscita per Sony Classical. È un compositore che è portoghese che si chiama Luiz de Freitas Branco. L'ho inciso insieme a Canino, con il quale ho una collaborazione ormai duratura, ormai decennale. E niente, è uscito da pochi mesi, insieme anche al violoncellista Alain Meunier parigino, ed è un hardcover book della Sony dove abbiamo le sonate giovanili di Freitas Branco del 1908, quindi con uno stile più affine a Franck, Ravel, ai post-impressionisti, con la forma ciclica della sonata, e invece una seconda sonata, e il trio anche fa parte della prima parte della produzione, e poi ci arrivo al trio, quello che ho inciso con Meunier in più, e poi invece una seconda sonata invece che approda un linguaggio estetico più neoclassico, con giustaposizioni di temi più affini a un linguaggio stravinskiano quasi, ecco, più parodico se vogliamo, rispetto alla prima sonata che è romantica. Il trio invece è fantasmagorico, sono queste variazioni dove abbiamo anche il fado, no? Che è la canzone popolare accompagnata dalla chitarra a 13 corde folcloristica portoghese. Quindi abbiamo delle reminiscenze che ci portano anche a questo stile autoctono portoghese, ecco. Ed è stata una bella scoperta questo compositore. Noi ci eravamo già visti per Rota, però la microstoria della musica, soprattutto per noi che facciamo classica, va valorizzata, anche perché noi dobbiamo incidere sia il grande repertorio, nonché il repertorio meno blasonato. Perché è molto importante questo, perché così ci caratterizziamo, no? Dagli altri colleghi. Facciamo anche ricerca, peraltro, ricerca anche filologica, quindi è anche interessante. Riscopriamo dei compositori dimenticati che hanno il loro perché. Ecco, tutto qui. Quanto è importante a questo punto per i giovani far promuovere, soprattutto anche artisti, cioè autori meno importanti per la popolazione, per i giovani, per far crescere anche a livello musicale e far conoscere e far crescere i giovani a livello proprio musica? I giovani in Italia sono purtroppo un po' distratti, perché non scelgono.
questo il problema. Ne parlavo con dei miei allievi di conservatorio. Non riescono a fare una scelta, perché Bernstein diceva: non esiste musica classica e musica leggera e musica pop, esiste musica bella e musica brutta. Poi uno mi può confutare questa cosa, mi può dire: siamo nel relativismo più totale, a me piace qualcosa che a te non piace. Benissimo, ma fino a un certo punto, perché esistono dei capolavori indiscussi, cioè e quindi bisogna comunque educare l'orecchio alla musica bella. Ma questa non è una questione elitaria, attenzione, perché a me piace, non è relegata solo alla musica classica, quindi all'elite. Anche per quanto riguarda la musica pop, bisogna stare attenti e formarsi un'opinione critica molto, molto precisa. Altrimenti si è nel caos. Allora, sai, uno dice: accendo la radio, alcuni alunni. Non, ma lei si rende conto che in conservatorio ci sono dei ragazzi, purtroppo ancora, che non hanno ascoltato i grandi concerti di Beethoven, di Brahms, le grandi interpretazioni di Oistrakh, di Milstein, di Heifetz. Io quando ero piccolo, adesso hanno YouTube, hanno tutto davanti, gratis, e non si danno da fare. Io come docente mi sento in dovere, dal punto di vista deontologico, di rimproverarli in merito, perché io quando ero piccolo mangiavo tutti i soldi quei pochi soldi che mi davano i miei genitori finivano tutti in dischi. E adesso con la musica liquida abbiamo tutto a portata di mano e i ragazzi sono distratti. Allora cos'è? Era meglio andare nei negozi di dischi, comprarsi un disco dove comunque c'è un libretto. Questo libretto è scritto dal critico della Scala, quindi non da, cioè, che è Franco Pulcini, che è una penna importantissima. Oppure mettersi, andare, toccare, aprire, oppure mettersi su Spotify e ascoltare il tutto e il niente contemporaneamente. Io penso che forse eravamo più curiosi noi, noi giovani. Io ormai sto andando per la maturità, e quando ero piccolo, quando ero era studente, mi ricordo che passavo le ore nei negozi di dischi per cercare così. I ragazzi lì sono molto distratti. Purtroppo così. Tra le tante cose che debuttare da solista, ecco, sparita l'immagine. Sì, Scusa. debuttare da solista a 17 anni, abbiamo notato, salire sul palco e essere solista. Io a questo punto ti chiederei: l'emozione che hai provato quel giorno al debutto come solista, quelle sensazioni che hai provato, perché davanti hai avuto inizialmente un pubblico in silenzio, ma poi finita chiaramente l'opera in quel momento, poi si è manifestata con gli applausi, e qual è la tua sensazione, la tua emozione che hai provato a quel punto? Ma sai, ero molto giovane, quindi ero ancora un inesperto, avevo ancora molto i nervi scoperti, non ero, adesso mi sono fatto le ossa, so come gestire anche l'ansia preconcerto, l'ansia da prestazione, che hanno anche molti sportivi, peraltro. E quindi, no, è stato me lo ricordo abbastanza, era a Cortona, me lo ricordo come un'esperienza piuttosto intensa, devo dire, elettrizzante. E nello stesso tempo un po' scoperto, un po' così, non ancora così esperito, ecco. Hai girato l'Europa, il mondo a suonare, per suonare. E qual è stato l'ambiente in cui puoi dire: quel giorno mi è piaciuto, non tanto, ma mi è piaciuto veramente. Ho provato quell'emozione più assurda che mi ha fatto. Sono uscito con la pelle d'oca. Certo. C'è stato quel momento in cui particolari? Ma sì, ad esempio quando ho suonato nella sala grande del conservatorio a Milano, che dopo anche il mio periodo di stop forzato per un incidente che ho avuto, cioè una malattia che ho superato grazie al cielo brillantemente, per me quello è stato un traguardo, come se avessi vinto quasi un concorso internazionale che purtroppo non ho potuto vincere a causa di questa problematica. Ma quel concerto non lo dimenticherò mai, perché oltre ad aver vinto la malattia, avevo suonato bene
ed era stata una rivincita. Sicuramente in Italia abbiamo un pubblico anche attento a seconda, adesso non, è sbagliato fare generalizzazioni, Italia, estero, esterofilia, sono tutte cose che generalmente, ecco, forse nei paesi nordici sono più preparati, ma sono più, come dire, sono più civilizzati nell'andare ai concerti, quindi è così. Ad esempio, sono andato recentemente a Copenaghen e ho respirato un clima forse un pochino più ordinato, ma in Italia abbiamo ottimi festival. E quindi io non sono per niente esterofilo, non sono, vorrei valorizzare invece l'orgoglio italiano perché la musica è nata qua, non è nata, la musica è nata in Italia, soprattutto il violino è nato in Italia con Corelli, con Tartini, con Viotti. Quindi la musica, purtroppo però non abbiamo una scuola violinistica abbastanza cioè, forte come ad esempio in Russia. In Russia hanno una scuola violinistica che poi li ha portati ad avere i più grandi violinisti del mondo, Oistrakh, la scuola di Auer, Stogliatti, ma anche appunto da cui è uscito Oistrakh, Milstein, i più grandi, insomma. Noi abbiamo delle meteore, abbiamo avuto dei grandi violinisti, però dopo tanti anni citiamo sempre gli stessi. Oggi parlavo con un collega e citiamo sempre quei due o tre, e quindi è un peccato da questo punto di vista. E invece, quando ti nasce l'idea di prendere un violino? Perché da tanti strumenti a corda ce ne sono tanti, però l'utilizzo del violino come strumento, perché poi ha un'anima particolare, il violino ha una sua anima come la chitarra, però scegliere proprio il violino che ha un suo modo di suonare, di essere come il sax, deve essere abbracciato, il violino deve essere Cioè, utilizzato in modo particolare. Perché? deve essere come una prosecuzione del proprio corpo, deve diventare una prosecuzione del proprio corpo quando si suona, come tutti gli strumenti del resto. Ma no, la questione è molto semplice. Mio nonno era il Dante Regazzoni, era liutaio e io quando ero piccolino andavo in vacanza e lui la prima cosa che mi chiedeva, non ancora posate le valigie, suonami qualcosa. Quindi non sono figlio d'arte, però la mamma, che è già stata ospite da voi, è comunque è scultrice e pittrice, è stata parte anche cantante per un breve periodo. E c'è questo filo rosso che unisce la mia famiglia e quindi il nonno, liutaio, mi ha costruito il mio primo violinetto e da lì è nata. Poi all'inizio non era facile perché mio nonno richiedeva una disciplina perché poi studiavo con lui molto forzata, però poi diciamo che è diventata una passione sempre più intensa finché appunto è diventata una professione, ecco, a tutti i livelli. Abbiamo visto che comunque dal 2016 in poi la tua produzione artistica è comunque vada, continua, perché 2016, 2017, 2018, 2000, non è, cioè comunque vada, produci tanto e suoni tanto. Sì, io cerco di fare. Ma sai, sì, a livello discografico ho fatto molto. Appunto, quest'ultima ricerca su questo compositore portoghese che è a cavallo tra tradizione e modernità, quindi, come dicevo prima, una musica, un compositore sconosciuto ma prolifico perché ha scritto per orchestra, per pianoforte, e comunque una musica nostalgica, languida, una musica che ha il suo perché. È da anni che, come ti dicevo prima, come le dicevo prima, faccio e anche con un amico musicologo facciamo ricerca e cerchiamo di trovare dei compositori inediti, oltre ovviamente a studiare il grande repertorio, per cercare di riportare alla luce capolavori nascosti, perché ci sono tanti compositori, ad esempio avevamo visto anche Rota, che aveva scritto, non è conosciuto, cioè è conosciuto soprattutto per le colonne sonore, no? Dei grandi film di Visconti, Zeffirelli, però ha scritto tanta musica assoluta. Ha scritto tanta musica assoluta, è amabile, è molto bella, è interessante. Quindi Casella anche ha scritto tutti Casella, Malipiero, ho ritrovato delle partiture, la Giara, e poi anche ad esempio con le parafrasi dell'Ottocento di Sivori, Bazzini, sono tutti dischi,
progetti molto impegnativi che mi hanno un po' caratterizzato, ecco. Poi il grande repertorio va fatto perché è veramente imprescindibile, quello bisogna conoscerlo. E invece, finito il concerto, uscito dal palco, lei incontri le persone, che domande sì. ti fanno, che cosa ti chiedono, oppure hanno anche paura di farti domande e ti accorgi che in realtà vorrebbero farti qualche domanda, ma poi rimangono sulle sue perché hanno forse titubanza oppure troppa sì. ammirazione. Ma guarda, mi fanno le domande più disparate, dalla domanda più insulsa alla domanda più acuta. Bisogna cercare di accontentare tutti, poi si è talmente stanchi che non si vede l'ora di andare a mangiare e di sistemare le proprie cose perché si deve sedimentare l'adrenalina e non è facile, però chiaramente le pubbliche relazioni bisogna cercare di... Io mi sento, diciamo che dopo il concerto sono piuttosto galvanizzato, poi subentra una fase di stanchezza e il giorno dopo ho una sorta di nostalgia, un po' una sorta di nostalgia di quello che è finito, no? È come è una sensazione strana da tramutare in parole. È qualcosa, è un misto tra una depressione, però una depressione per usare uno simbolo, una depressione lucente, ecco. è qualcosa di indescrivibile, cioè sei triste perché hai lasciato qualcosa, però chiaramente sei felice del successo che hai avuto, quindi è un misto, una commissione di varie emozioni che è difficile da tramutare in parole. Però la domanda è pertinente, quindi mi è piaciuta questa domanda. Invece a questo punto ci aggiungerei, quando voi ti hanno chiesto per la prima volta l'autografo, che tu ti sei arrivato con chiaramente loro il CD davanti dicendo mi fai l'autografo, perché che reazione hai avuto? Oltre che forse non avevi il pennarello, però... Esatto, bravo, bravissimo, è colto l'elemento essenziale, ci vogliono l'uniposca quelli che possono, soprattutto se fai gli hardcover, come li faccio io, che non faccio i plasticoni, no? Di solito negli ultimi anni faccio tutti gli hardcover book, cioè, è difficile anche trovare il posto dove scrivere, quindi ci vogliono i pennarelli appropriati, che non si trovano mai, quindi devi portarti anche gli Uniposca, no? Quelli che... no, questa è la prima cosa che pensi, è quella, no? Ah, niente, sì, non c'è niente di così particolare. Invece i studenti che ti quando segui gli studenti, che la domanda più classica o la domanda più strana che ti hanno fatto in questo periodo che insegni? Sono insegnato da diversi anni, mi piace, devo dire, non è un ripiego per me, non è per me è una missione, e il problema è che i ragazzi, a parte qualche meteora, sono, ti dicevo prima, sono un po' distratti, nel senso non hanno, alcuni hanno, ho trovato ragazzi anche di talento, ma non sono abbastanza curiosi, non so come dire, cioè anche mi è capitato di fare degli esami al conservatorio, cerco di provocare gli studenti con domande trabocchetto e vedo che, ad esempio per alcuni corsi orali, oppure quando si ascoltano in certi repertori, no? Poi gli si fa delle domande post esecuzione, li vedo spaesati, non sono, appunto, non sono sul pezzo, sono poi ci sono, ecco, anche manca purtroppo in Italia, manca una scuola, un sistema, che invece nei paesi dell'est c'è, e questo va detto, inutile, noi poi abbiamo dei talenti, chiaramente, come dicevo prima, il violino è nato qui, però manca un sistema, non so se mi sto spiegando, manca un sistema come i grandi Jan Polski, anche Levici, che sfornavano allievi, e se tu vai in un'orchestra in Russia o nei paesi dell'est, l'ultima fila suona benissimo, ha l'arco perfetto, capisci? Cioè, non so se mi intende, invece qui è tutto più aleatorio, no? Uno va, l'altro non va, uno si interessa, l'altro è tutto più casuale, ecco. E questo è un peccato perché poi ci sono tanti talenti in Italia, quindi è così.
Io a questo punto ti per caso nei film poi il violino è poco trattato, ad esempio ci sono dei Sì. film dove chiaramente si utilizza anche la musica, però l'immagine violino viene, tra cui però non so se sei partito per le anime, in un film il violino, abbiamo detto appunto, violino c'ha un'anima sua, che quindi quando la suoni, però chiaramente è un po' limitato forse col Sì, suono. hai ragione, sì, compare sempre o in certi film come in certi film compare come strumento folk, quindi ok, però non compare mai così da solista classico, oppure forse in qualche film su Paganini, ad esempio l'ultimo, che è veramente una cosa inguardabile, quello che ha fatto Gardet è una cosa inguardabile, film, un fumettone che non veramente non ne capo né coda, almeno quello di Klaus Kinski, Paganini di Klaus Kinski aveva un suo perché, era un film erotico, però aveva il suo perché. Sì, gli strumenti musicali dei film, ad esempio c'era Sinfonia di Primavera, se non mi ricordo il regista, dove c'era Kempf e Kremer che avevano una parte, generalmente sì, è poco trattato nei film, sì, effettivamente sì. Non so come mai. Che cosa bisognerebbe far fare ai giovani per convincere che non siamo più un mondo di TikTok? 20 secondi, ormai abbiamo notato È che così. i ragazzi hanno un'attenzione dai 3 ai 5 secondi e leggono dalle 3 alle 5 parole. Il problema è che a volte non riescono a capire neanche letto quelle 5 parole, si perdono e non comprendono che cosa hanno letto. Ma è così nei tuoi giovani che insegni anche? Hai notato anche Sì, questo problema? si raccorda quello che stavo dicendo prima, cioè hanno un disturbo d'attenzione, cioè sono come, adesso no, non sto esagerando, ma sono sempre lì, non hanno, dici, ma cosa hai ascoltato? Che interpretazione hai ascoltato di questo concerto di Mozart? Non lo sanno, sono pochi che conoscono, che vanno a cercare, cioè magari conoscono quelle principali, allora mi dico sì, ho sentito, quelle super. E poi generalmente ascoltano gli interpreti che alla page, non vanno a ricercare anche le vecchie interpretazioni dei grandi, perché anche oltre a Heifetz, i grandi dell'Olimpo, c'è uno sciame di violinisti meno blasonati, meno conosciuti che. Invece i ragazzi dovrebbero studiare la storia dell'interpretazione, andare a cercare, ma sì, sa, quello, cosa vuole, è così. Dobbiamo accontentarci, però allo stesso tempo stimolarli anche, se però nessuno li stimola o pochi li stimolano, i ragazzi. Io mi ricordo che veramente ero sempre. Avevo una voglia sfrenata di andare a cercare, allora vedevo interpretazioni di Oscar Shumsky, allora andavo a cercare il concerto di Tchaikovsky interpretato da Oscar Shumsky, che appunto non è Heifetz né Oistrakh, però suona da Dio, e poi non so, andavo a cercare l'interpretazione di Huberman, le mettevo a confronto, poi prendevo Kulenkampff, le mettevo in timeline, si faceva così perché. E con gli amici ci si scambiava le videocassette, i DVD, e questo fisico ci rendeva più attivi. Adesso che hanno tutto gratis davanti, potrebbero forse studiare anche un po' di più. Hanno tutto a portata di mano e invece cliccano su TikTok, cliccano su come si dice, su. Anche lì trovo questi video, queste pillole, ti danno qualcosina, ma non ti formano. Anche lì, se devi vedere una masterclass. 3 minuti di masterclass su Instagram, un pezzettino del concerto di Tchaikovsky, un frammento del concerto di Sibelius. Cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Cioè, tu devi ascoltare, è come leggere un libro, 3 pagine, o ascoltare. Uno deve ascoltare dall'inizio alla fine. Non so, mi sembra veramente un mondo, questo mondo 3.0 mi sembra che stia veramente impazzendo e non stia portando grossi risultati. E un consiglio che daresti a un ragazzo che effettivamente vuole suonare il violino, comunque vuole suonare, che consiglio daresti oggi? Che deve
deve studiare molto perché poi il livello è alzato tantissimo a questo, ok, ma e poi deve essere una deve essere curioso, deve avere fame di voglia di imparare a tutti i costi, di non fermarsi alla superficie. Invece vedo tanta superficialità, tanta. Un consiglio, sai, è difficile. Con gli studenti, di solito quelli meno dotati, faccio più fatica, però si impara, no? Anche da quelli meno dotati, perché con quelli dotati è più facile farli crescere rispetto a quelli meno dotati, no? Però sia quelli dotati che quelli non hanno curiosità, sono scialbi. Dici, non so. Hai visto, sei andato a sentire quel concerto? Sì, l'ho visto, però non ti sanno dare anche un'interpretazione critica, non ti sanno dare un giudizio di valore su quello che hanno visto, ascoltato. Sì, come ha suonato la violinista, insomma, Midori o piuttosto che Ilarian? Sì, ha suonato bene, ma non vuol dire niente, ha suonato bene. Come, cioè, dovresti dirmi come ha fraseggiato. Linguaggio appunto estetico, la logica, come si approcciava col pubblico, che emozioni ti ha suscitato. Cioè, invece dico bene, ha detto bene, bene, male, ok. È tutto così, un po' alla TikTok, no? E qua a volte rispondono, ci sta. Ci sta, va bene, non so Sì, se sia. hanno un pochettino il limite dell'attenzione. Yolando, ti ringrazio per avere No, l'intervista, perché ci ha fatto grazie piacere. a te. Grazie. Saluto Studio 7 TV, grazie di questo incontro, è sempre un piacere parlare con voi e speriamo di rivederci presto, magari, e vi ricordo Freitas Branco, di andarlo a ascoltare, che poi c'è per i pigri, c'è su tutta la musica liquida, su tutte le piattaforme, no? Qui si può andare su Spotify, su Tidal, su Qbuzz, però chi ha voglia può andarlo anche a comprare in negozio, ecco, per avere il fisico. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.